Buonasera, buonasera a tutti. Intanto ti dico che Benedetto ha già provato il trucco, quindi si è già messo al posto più. Fatto bene. Allora, Roby, qua la gente come sempre c'è, tanta, appassionata, ci segue ovunque, non è una novità, lo sai. No, questo no, assolutamente. Abbiamo un pubblico... Abbiamo un pubblico da Champions League, questo è sicuro. Lo ha sempre dimostrato e sempre l'anno scorso sono stati i tifosi quelli che sono venuti di più allo stadio, più numerosi, sono quelli che vedono più partite alla TV, per questo giochiamo sempre la sera, quindi guardate di meno, così giochiamo alle 3 del pomeriggio. E comunque grazie per essere sempre vicini alla squadra e per essere anche qua quest'anno. C'è tanta voglia come sempre, no? Quando c'è questi periodi di vacanze è un po' complicato lavorare con il gruppo che insomma molti sono ancora in vacanza, però hanno finito di giocare da poco, però avendo i campioni poi capita anche che siano in giro con le nazionali impegnate, insomma. Beh, questo purtroppo capita sempre quando ci sono i campionati d'Europa, i campionati del mondo, che la squadra arrivi a spizzichi e bocconi, insomma ci riuniremo tutti i primi di agosto e quindi di lì inizieremo a lavorare in fretta, perché poi il campionato quest'anno inizia un po' prima. Per il 21 d'agosto lo ricordiamo. Un'ultima cosa, ti chiedo di dire qualcosa su le strutture, su Riscone, che insomma è un po' casa per te, perché sei venuto tante volte quando sei stato nostro allenatore per la prima volta e ci siamo ritornati. Qua si lavora bene. Beh, io ho tanti anni che vengo, sono venuto di tante volte da giocatore con diverse squadre, sono venuto tante volte da allenatore. Credo che sia il posto migliore per lavorare, al di là delle persone che sono sempre molto educate, molto, molto educate e molto disponibili con tutti noi, ci troviamo benissimo e quindi di solito porta anche bene. Adesso l'anno scorso è stato un po', insomma, però sono sicuro che insomma è difficile trovare un posto meglio di Riscone e di Brunico. Roberto Mancini, grazie. Ti facciamo accomodare e chiamiamo sul palco il nostro